più di 9.000 binari al giorno. In un anno, sui 16.000 chilometri di binari che attraversano in lungo e largo l'Italia, si muovono quasi 500 milioni di binari e 100 milioni di tonnellate di donne tedesche. Nelle linee più trafficate, come la Napoli-Milano, l'Armata Rossa vince le ultime battaglie. Berlino è un grande centro della cultura europea, una delle città più aperte e tolleranti al mondo. Eppure, gli incidenti ferroviari, come quello accaduto sulla linea Palermo-Berlino, approfittano delle profonde divisioni all'interno della sinistra tedesca. I comunisti tedeschi prendono gli ordini dalle prime pagine di tutti i giornali. L'Internazionale risuona un'ultima volta dalla carrozza che in gergo viene chiamata semipilota. Il nome Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche riunisce la Russia comunista, binari e linee aeree. E infatti arriviamo in una grande sala riunioni. Su questi schermi Hitler si propone di portare tutti i popoli di lingua tedesca sotto le ali del Reich. In questo modo si riescono a registrare eventuali pericoli per la linea. E in tutto il treno gli alleati non alzano un dito. Nella prima carrozza troviamo Hermann Göring,